Beechcraft Alpha Sierra X-Ray Golf ready for departing straight out at runway 23 center. Tower Beechcraft Alpha Sierra X-ray Golf frequency change. Pyro approach Beechcraft Alpha Sierra X-ray Golf Del Tivo Beechcraft B36 2 miles east of Cairo 1,900 feet. Rishai Dot Horizazion Al Transito Nello Spazio Aereo Bravo. Beechcraft Alpha Sierra X-ray Golf Cairo approach. Squawk 0336 Beechcraft Sierra X-ray Golf. Beechcraft Sierra X-ray Golf, contact a radar 2 miles northeast of Cairo 2000 feet. Otter is auto Alice Fabio, area Bravo. Repetro on normalized navigation. Cleared through the Bravo airspace Beechcraft Sierra X-ray Golf. Sta aereo è difficilissimo da guidare. Aspetta, non so come si fa. Ecco. Così. Così. Cabina. Ora. Era. Qual era?
Non lo trovo. Qua? Oddio, non lo trovo. Ecco. Ce l'ho fatta. F5. Ok. Dovremmo cavarcela stavolta. Abbiamo imparato che non dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima. Oh, ma sono negato! Ma poi sono decollato, ho fatto così. Ho girato. Devo tenere così. Devo fare per girare, ho capito. Allora, riproviamo. Ok, questo, poi, no, questo, al massimo. E ora ci ritroviamo con fallimento. Molta calma. Ok. Ce la stiamo facendo! Come l'ho detto, come l'ho detto! Cambiamo aereo, va bene? Ormai non c'è volta. Voglio cambiare aereo! Non ce la faccio più! Questo qua! Mettiamo quello con i sormergibili e andiamo in un mare, va bene? Vediamo come mettiamo con me. Ok, per fortuna non ce la frega. No, no, no. Tu, mi la frega. Ma non c'hai gommoni quindi. Ah, non la botta. Vabbè, ce la faremo. Tu mi ci. Ma perché il fiume si chiama Cino, quindi si chiama Fiumicino? Mi devi insegnare però la barca come va, perché io sai, non ho mai guidato una barca. Ok. Pronti a volare. Allora. Tanto. Oh cavolo, in moto sta. Dove Oddio, dove sta? Non è mai guidato questo elicottero. Abbiamo un problema. Non sapevo dove. Il punto. Per partire. Bisognerebbe fare
Scegliamo un altro aereo. Sì, scegliamo un altro aereo, va bene? C'è quello con le cabine, però. È sempre più vicino. Anzi, no, un altro posto, se non c'è il mare aperto. Capito? Ok. Allora, un altro aereo perché questo. E cambiamo anche posizione. Ce la sto facendo. No, vabbè. Ce la possiamo fare, ma anche no, purtroppo. Allora, pronti a partire? Sì. Ok. Allora. Ok, per ora un po' lentino. Ok. Ok. Ce la possiamo fare. Ok, stiamo volando basso, ma almeno stiamo riuscendo. Io vorrei provare a planare nell'acqua. Si può planare? Papà? Sì. Andiamo, planiamo! G per estrarre. Ok. Immagino ti facciamo così, direttamente giù. Aspetta. Un pochino giù, non troppo, un altro pochino. Ok, devo diminuire la velocità per andare. Perché? Allora, devo diminuire la velocità, questo l'ho capito. Pronte una. F8. Ah no, giusto. Devo fare questo. Ce la possiamo fare, per ora giriamo per il mondo senza fa. Alla fine possiamo schiantarci, però.
No, aspetta, su è più difficile del previsto. È più difficile del previsto. Avevo previsto che era difficile? No, perché sono uno stupidito. Devo riuscire. Allora, cosa? Qua giù. Si deve aspettare che parte. Ok, sta dando i numeri. Sta dando il numero 5. Dal numero 6. Dal numero 7 all'8 partiamo. E da il numero 7, vabbè, non fa niente se è all'8. Ok. Sei su, sei un pochino su qua e vai su. Ce la sto cavando, me la sto cavando. Fino qua, raddrizziamoci. L'ultima volta abbiamo questo, fatto questa cosa che ci siamo scaldati, quindi non la rifacciamo. Oh, il cappetto da calcio! Qui allora prova a rifare questa cosa e poi basta, vado al mare. Ok, vado dritto e atterro in mare. Diminuisco subito la velocità. Diminuire i motori. Andiamo un attimo su. Ce la posso fare? Ce la faccio, dai, ce la faccio, dai, ce la faccio. Più ancora no. Calmi con la velocità. Calmi con la velocità, un po' indietro. È andata male, è andata male. Addio, addio, ciao.